Un consiglio straordinario prima del 1 ottobre per ottenere la sospensione dell'efficacia dei decreti che prevedono l'introduzione della cosiddetta quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, che comporterà per le famiglie con anziani non autosufficienti e disabili una spesa mensile che oscilla tra gli 800 e i 2000 euro. La richiesta dei gruppi di opposizione del centrodestra in regione, Forza Italia, Nuovo Centro Democratico e Abruzzo Futuro, che hanno presentato una risoluzione urgente al presidente Luciano D'Alfonso. A fare il punto della situazione l'ex governatore ed ex commissario ad acta della sanità Gianni Chiodi. Questa è una situazione assolutamente non necessaria, l'Abruzzo già in equilibrio dei conti economici, non ha nessun problema, io mi sono rifiutato di introdurlo e addirittura il primo atto come commissario fu quello di revocare questa introduzione di questa compartecipazione che il commissario Redigolo aveva disposto. Quindi io come primo atto l'ho eliminato, D'Alfonso come primo atto da commissario lo introduce. Il centro-sinistra però rispedisce le accuse al mittente che ha solo rinviato negli ultimi 5 anni il problema. Ma certo, ma 5 anni di rinvio del problema significa 5 anni di 1000 euro, 1500 euro in meno al mese e questo si potrebbe continuare a rinviare. E comunque nell'ipotesi in cui si dovesse assolutamente introdurre noi avevamo indicato 2 strade. La prima strada è quella di istituire un fondo capiente, realmente capiente per affrontare il massimo delle situazioni di difficoltà che potevano esserci da parte delle famiglie che non erano in grado di affrontarlo. Ma comunque ho voluto non introdurlo e in questo caso però non l'avrei fatto aumentando le tasse agli altri cittadini così come stanno pensando di fare loro, l'avrei fatto nel 2015 nell'eventualità quando questa regione grazie ai nostri processi di sanamento avrebbe ottenuto risorse libere perché non deve pagare più cartolarizzazioni o una parte delle cartolarizzazioni che furono fatte nel 2005. Quindi avremmo trovato il modo di alleviare il massimo. Questo governo invece ha solamente un obiettivo, cioè quello tassa e spendi.